Buongiorno da Paddington, oggi è il primo vlog di Londra, saluta! Ciao! Ciao baby! Qui c'è anche Daisy! E stiamo andando a fare colazione! Oggi è anche piovuto addirittura! Strano ma vero perché ci siamo beccati gli unici 4 giorni senza una goccia. Andiamo a fare i nostri giri, c'ho il nostro programmino. E le mie amiche mi hanno portato a Londra per il mio compleanno che ho fatto 19 Ah, anni. quel giorno non ho ripreso ragazzi perché stavamo passando i nostri giorni in pace, perché vloggare non sembra ma impegnativo, ragazzi. Quindi oggi, visto che siamo un po' più tranquilli ed è il nostro ultimo giorno pieno, Non lo dire. no. Direi che ci sta. Quindi vi faccio vedere la stazione di Paddington. Poi facciamo colazione. Questa è la stazioncina, che è comunque abbastanza grande. Io c'ero già venuta un po' di anni fa al college. Adesso giriamo di qua e andiamo a prendere da mangiare. Dove vuoi andare tu? Da Starbucks. Dove vuoi andare tu? Da Costa vuoi andare? Ci sono un po' di posti. Adesso andiamo su verso Starbucks, che sta qui. Ok, abbiamo deciso prima di andare da Starbucks, andiamo da M&S, che fanno tipo tutti i cornettini, queste cose. Io ne voglio tre. Adesso le faccio vedere. Guardate, c'è tutto questo reparto dove ti puoi prendere la tua cosettina. L'altro giorno ho preso questo e non era malissimo, ma poteva essere meglio. Quindi oggi proviamo qualcos'altro. Anche questi biscotti mi sfidano. Tu che prendi? Un bel Io sono decisa muffin? se prendere questo qua limone. O questo qua che non riesco a capire cos'è, il Victoria Sponge Victoria Sponge Muffin. Non ho la più pallida idea, non l'ho mai sentito. Ok, un pound e 20 l'abbiamo speso per i nostri muffin. Lei l'ha presa al limone, io alla Red Velvet. E adesso andiamo da Starbucks. Mi ha scritto Ilali, ma ci accontentiamo comunque. Ho preso il chai tea latte. Julius ha preso qualcosa col brownie salato, no? Chocolate brown. Ormai se lo sa a memoria. Ok, Desi è andata di... Dove sei andata alla fine? Da Hit, questo qua. E questo però si mangia. E adesso mangiamo. Siamo arrivati a Portobello Road. Stiamo facendo un po' di shooting in queste famose casette. Desi si è presa il mio coso. E niente, siamo qui a fare un po' di foto. Julitz si sta divertendo molto come una bimba. E adesso io me la faccio qui con i miei pants. Ok, andando verso Portobello. Sono queste, quelle con i muretti. Super Instagram. Quindi il nostro shooting continua. Ma non vi preoccupate perché abbiamo fatto anche cose più sensate di questa in questi giorni. Guardate questa che bella. Per andare ad Hyde Park abbiamo deciso di prendere l'autobus. Siamo salite su, logicamente. Guardate che carino. Giulio, goditi anche l'esperienza dell'auto. Così arriviamo, ci saranno tutte le foglie autunnali. Sarà molto 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 carino. Questa è sempre una delle mie zone preferite. In moltissimi questi giorni mi state chiedendo: Ila, ma ci puoi consigliare dove andare, dove andare? Ma in realtà io mi sono scritta il mio programmino. Poi semmai dopo ve lo faccio vedere, perché sapete che io se sto in giro devo sapere dove andare. Infatti ieri è stata un po' una giornata così sbasata perché non abbiamo seguito il mio programmino. Quindi mi ero anche un po' infuriata. Poi ho le labbra, ragazzi, qua fa freddo, ma è un freddo sopportabile, devo dire. Il mio migliore amico è lui. Infatti, a Roma questo qui l'ho pagato 4 euro e qualcosa. Qua li ho trovati a una sterlina e 50, che più o meno sono sui 2 euro e qualcosa magari. Però è sempre di meno, quindi ne ho presi due. Ma probabilmente ne prenderò anche altri. E li ho presi da Boots. Ma appena torno vi faccio vedere tutte le cose che ho comprato, perché mi è ripresa la fissa del make-up e forse un po' esagerata. Finalmente ad Hyde Park, che è uno dei miei posticini preferiti. Ma guardate cosa ha aperto l'altro giorno. Sì, Giulia è un po' fuorviata. Winter Wonderland, che sta proprio all'ingresso, ci arrivate dall'arco. Niente, vogliono fare questa giostra. Vai, dillo, sai coraggio. Adesso lo dici. Comunque entriamo a vedere. L'ingresso è questo. Allora, Giulia e Daisy sono andati in questo chioschetto che vende le salsicce, gli hot dog, non ho capito, i bratwurst. Vedete, ci sono le salse che si spremono e Giulia non mi trova, logicamente stanno lì. Eccolo qui, ragazzi. Boom, quanto hai spremuto le salse? Tu come l'hai preso? Salsiccia! Io dopo vado da Hit, ragazzi, vedete, sono un po' più healthy. Ecco come date a mangiare i cigni. Attaccata dai piccioni. Hai visto che mi volava in faccia quello? Scusa, perché ha visto che ce l'avevo in mano. E Giulia, facci seguire, Giulia. Guarda, Ilaria. C'è uno
dietro. Allora, in teoria sono arrivata da Itsu, ma già da un po', e ho finito, ho preso quello con l'avocado. E è molto carino, molto piccino qua. E adesso torno dalle mie amichette. Sono un attimino in questa strada. Tra l'altro guardate che belle decorazioni. E quando fa un po' buio sono ancora più belle. Sto andando verso Victoria's Secrets. Questo è dietro a Bond Street. Perché mia sorella mi ha incaricato di comprare un altro reggipoppine. Sto andando. Daisy e Julie si erano perse. Raga, neanche il tempo di dire che gli davo un po' di fiducia, si erano perse. Però a quanto pare hanno ritrovato la retta via. Quindi facciamo questo acquisto. Poi vado da Forbidden Planet per i Funko Pop. Allora, sono appena stata da Forbidden Planet e ho comprato 4 pop perché c'era l'offerta. Adesso non ho la più pallida idea di dove sono, quindi devo trovare un po' una metro. Ma lì vedo una stradina con delle lucine. Che poi, rendiamoci conto, sono andata anche da La Dure, a Covent Garden. Mi sono presa un botto di macarons e li ho quasi finiti, raga. Cioè, stare da sola mi provoca carenza. Vagando un po' a caso, mi si è anche spenta la macchinetta, quindi perdonate, faccio quel telefono. Dico, sto vagando a caso perché non mi prende internet, quindi sto a Leicester Square e spero di stare vicino a qualcosa. Sono tornata in camera, avevo la macchinettina scarica. Queste sono le profughe. Cioè, guardate, sono tornate, si sono messe in pigiama, raga. L'importante è che siamo tornati tutti sani e salvi. Guardate illuminante. Adesso metto a posto le cosine che ho comprato perché è un casino. In teoria spero mi entri tutto e che non pesi troppo. Detto ciò, adesso mi stendo un secondino e faccio la merendina. Allora, questa è la situazione attuale. Mi sto facendo una maschera alle labbra, ma ormai si è seccata, quindi la posso togliere. Belle idratate. Perché qui c'è un sacco di vento e la prima cosa che si scrivono sono le labbra. E stranamente anche le mani in questo periodo, non so perché. E loro stanno ancora così. Ma sapete cosa fanno queste Zulu? Stasera vogliono andare a ballare in qualche posto. Intanto ci perdiamo. Sì, un'altra volta, perché oggi non ci è bastato perderci un'altra volta. E il bello è che io starò qui a guardare film su Netflix come se fossi a casa mia, non sono a Londra. Mi conoscete un pochino, non mi piacciono queste cose. Non l'ho fatto a Roma, a casa mia. Pensate, qui queste si perdono, chissà come tornano. La mia unica preoccupazione è questa, che domani mi chiameranno che sono bloccate su London Eye. Cioè, sicuro. Mi mandano le foto in alta quota. E bello è che domani ci abbiamo l'aereo. Detto ciò, adesso mi metto anche il burro che ho, fatto scorta. Ho 5 Carmex nuovi, belli belli. Si stanno preparando. Daisy, abbiamo fatto questo trucchetto un po' sbrilluzzicoso. Anche Giulia, abbiamo fatto una cosa nuova che ho comprato anch'io. E io non l'ho comprata perché me l'ha regalata la mia amichetta Ilaria. Sì, ve li devo far vedere, sono una cosa pazzesca, vi giuro. Io ci tornerei a prenderne altri, ma ho preso quelli che mi interessavano, quindi gnaz. E comunque nel mentre sono quasi le 7. Prima dobbiamo andare a cena e poi loro vanno a fare la... scatena la serata! La movida! Allora, questa sera siamo venuti da Angus Steakhouse. Giulia sta sempre facendo le storie. Ma smettila! Loro hanno preso l'insalata col pollo, funghetti, io ho preso macaroni and cheese perché li volevo provare, non lo so. E la coca, vedete? Siamo proprio lì, quella è la stazione di Paddington. E in realtà è molto carino, vedete? Così, un po' sartoriale. No, vabbè. Oddio. Ok, sono tornata in stanza e ci tengo a precisare una cosa perché sicuramente, oddio, sono lucidissima. A qualcuno potrà sembrare strano, le mie amiche, siamo insieme a Londra, vanno fuori a ballare, io sto qui. Ma chi mi conosce lo sa, a me non piace andare a ballare. Non sono tipo, io sono più da casa, tranquilla, rilassata, poi sono stanca, morta. Non riuscirei mai a fare quello che fanno loro e va bene così, insomma. L'importante è che tornano sane e salve. Gli ho dato tutte le indicazioni, dove andare, quale metro prendere, dopo prendono il taxi per tornare e non sono lontanissimi da qui. Precisazione, giusto perché non si sa mai, io nel mentre tanto passerò la serata
mettere a posto questo bordello, tutte le cose, sistemerò e provo a vedere il peso della valigia, che io se no non dormo sogni tranquilli. Già soltanto per impacchettare tutti i Funko, praticamente mi ero portata la carta bolle e li ho messi qua dentro. Poi queste sono le plastiche e le confezioni le ho messe in questo modo, cioè aperte e chiuse così. Questi sono tutti i trucchetti di Elisa del canale Funko Pop Italian Adventure, che mi ha salvata praticamente. E quindi niente, metterò a posto, poi mi farò la doccia perché sono seriamente stanca, e loro torneranno quando torneranno, contando che noi domani mattina dobbiamo fare il check out alle 11. Quindi vi appoggio un secondino, facciamo qui, e mi vedete un po' mozzata ma ci sono. Quindi appunto dobbiamo fare il check out, poi lasceremo i bagagli qui, faremo un altro girettino per vedere le ultime cose. Vogliamo andare a vedere il Tower Bridge, che di giorno non l'abbiamo mai visto, soltanto la sera, perché il 22 è stato il compleanno di Julie. L'abbiamo fatto una sorpresa e io avevo prenotato questo posto che è super carino. Se venite e lo sapete con anticipo, assolutamente dovete andarci, perché vabbè, a parte essere carino esteticamente, si mangia bene e per il posto, la location e il livello del ristorante si paga pochissimo, cioè forse è quello che abbiamo pagato di meno. E quindi, cioè seriamente, io ve lo straconsiglio. Si chiama Coppa Club. Se riuscite a prenotare l'igloo, che è lo spazio fuori, dentro proprio queste calottine, è ancora meglio. Noi in realtà avevamo prenotato dentro, però la cameriera è italiana, praticamente parlano quasi tutti italiano. Ci ha detto: guardate, forse mi si è liberato un posticino, quindi botta di super cool. E alla fine ci hanno messo lì. Un compleanno ancora più bello, proprio perché abbiamo anche vissuto questa esperienza. Ma se andate sul mio Instagram potete vedere tutte le foto di questa vacanza, che tanto metterò a super scaglioni, perché ne abbiamo fatte da qui al prossimo mese per forza, perché ne ho tantissime. Infatti devo ancora modificarle, cioè guardate il mio rullino, è pieno zeppo di foto. Vi do una preview di com'era il posto, cioè una cosa spettacolare. Vedete, questi sono gli igloo, questo è il Tower Bridge dietro, e appunto noi ci hanno messo una di queste, pazzesco, davvero bello. Poi ho già letto i primi direct e mi state chiedendo tutti appunto di darvi magari qualche idea, perché dovrete venire a Londra eccetera. Questa è la mia sesta o settima volta che vengo, quindi più o meno i posti li conosco, li ho già visti, insomma quelli magari un po' più turistici, sapete, tipo Buckingham Palace, London Eye, Westminster, e adesso il Big Ben è praticamente così, ve lo faccio vedere, tutto imbacuccato perché lo stanno ristrutturando, penso, come anche vedete la parte del Parlamento, e penso sarà così, ho letto fino al 2023 una cosa del genere, 2021 non ricordo. Quindi se venite non l'avete mai visto, purtroppo questo vi dovete beccare. Poi ieri è aperto Winterland, che non so fin quando è aperto, però penso insomma abbastanza, dato tutto il lavoro che ci hanno messo per montarlo. Quindi se venite questo periodo magari passateci, dateci un occhio. Costa un fottio ogni giostra, perché tipo noi ne abbiamo chiesti 2-3 e mi pare una era £9 un giro, un'altra era 5, quindi insomma alla fine non abbiamo fatto granché. Poi ripeto, il mio livello di avventura non è proprio altissimo, quindi sì, io mi sono limitata a vedere i miei posticini. A me piace tantissimo camminare quando è così, e questi giorni abbiamo camminato tanto, cioè io oggi mi sono fatta quasi 13,5 km, tipo l'altro ieri addirittura quasi 16 km. Poi vabbè, la metro di Londra si capisce che è una meraviglia, ogni volta rimango wow, perché è tutto talmente organizzato che per me è fantastico, cioè per me che sono una persona iperrazionale, proprio pazzesco. L'unica rosicata, che anche questa volta purtroppo non sono riuscita a fare la foto, al binario 9¾ di Harry Potter, però ho comprato una cosa sfiziosissima che c'avevo qua da anni, quindi su quello sono felice. Però appunto la foto, ai, ci devo assolutamente tornare, guarda un po', perché allora ci sono passata 3 volte, cioè non una, 3 volte, 2 volte ho addirittura tentato di far la fila, il serpentino che c'è, ma proprio no ragazzi, cioè ho aspettato una volta mezz'ora e vi giuro ho fatto 4 passi di numero. Un conto se ero da sola o con qualcuno a cui interessava fare la foto altrettanto, ma loro due non gliene frega proprio di niente, sono io l'unica nerd fangirling eccetera, e quindi ho detto vabbè, pace amen. Però vabbè, appunto ci tornerò magari con Francesca, la mia amichetta, che anche lei è super fan, e magari ci andiamo proprio a fare il giro nei Warner Studios, che anche lì vi parte tipo un £90 se non sbaglio tutto il tour, con anche il trasporto. Però che ha da fa, tanto i soldi ne si spendono tanti. E quindi vi faccio vedere adesso, visto, questo era solo un preludio, visto che me l'avete chiesto, le tappe che io mi ero un po' segnata, diciamo quelle più carine secondo me da
vedere. Quindi adesso vi giro la videocamera così ve le faccio vedere. Questo è il mio quadernino, non fate caso che magari ho scritto un po' male. Comunque vabbè, Big Bang e ok. Poi tanto le fermate le leggete, che qui si dividono in colori, ce ne sono tantissime. Poi London Eye, che è la stessa zona, Buckingham Palace, e vi consiglio poi di andare anche a St. James Park, che è praticamente lì. Poi Tower Bridge, British Museum, Hyde Park, Trafalgar Square, che devo dire è l'unica cosa che non abbiamo visto, o l'abbiamo visto comunque di sfuggita sull'autobus, però è bellissimo, insomma è super caratteristico. E c'è appunto il National Gallery, museo, poi Piccadilly Circus, Covent Garden, che sono andata oggi da sola, poi Carnaby Street, Oxford Street, dove vabbè ci sono più che altro negozietti, idem Camden Town per magari souvenir, cose così. Poi Shakespeare's Globe, poi Notting Hill, che tra l'altro è qua dietro, Portobello Road, appunto dove siamo andati stamattina. Poi ecco St. James Park, l'ho scritto qui. Abbey Road è praticamente la strada dove c'è la copertina famosa dei Beatles, non ci siamo riusciti ad andare ma pazienza. Kensington Garden, poi c'è il Millennium Bridge, St. Paul Cathedral, e vabbè Pimlico e King's Cross e Primrose Hill. Vabbè, mi ero scritta i posti dove mangiare, ma in realtà li ho presi un po' così a caso e siamo finite un po' dove capitava. Quindi c'era l'Hard Rock, Pret a Manger, Wasabi Itsu, che li trovate un po' ovunque, Big Mo's, Bubble Wrap, che a Chinatown fanno tipo il waffle a palline, non so come spiegarvelo, è molto Instagram. Poi Chin Chin Labs, e qui ho scritto vabbè alcuni posti dello shopping. Westfield è il centro commerciale dove c'è Morphe, Misguided, eccetera. Spectrum, Shelbourne Tilbury, Forbidden Planet, che io non so perché ho scritto Forbidden, va bene, e vabbè Super Drag. Quindi diciamo che dai, una spolveratina generale ve l'ho data, non potete lamentarvi, avete anche le relative fermate, lavorate da me medesimo, cioè ci ho speso un botto a fare sto coso e alla fine capita dove capita, ecco diciamo così. Io ho questo mio puntino di fare i programmini, che fondamentalmente non piacciono a nessuno a meno che non siate come me, però a parte questo insomma sono abbastanza soddisfatta del viaggio in generale, è stato stancantissimo perché siamo tre persone diverse, abbiamo tre bisogni relativamente diversi. Io magari voglio andare in un posto perché conosco e so dove voglio andare, mi ero informata, loro mi hanno seguita, poi vedevano qualcos'altro e andavano, volevano andare, ma il tempo è quello che è. In 5 giorni ho cercato di stringere il più possibile, vedere più cose possibili, e devo dire che l'abbiamo fatto, quindi va benissimo così. Per quanto riguarda l'hotel invece, piccola parentesi perché so che me lo chiederete, ho fatto il pacchetto del viaggio su Expedia, quindi ho preso volo e hotel. In realtà non mi è piaciuto molto, le camere in generale qui a Londra sono sempre piccoline, ma questa è proprio piccola piccola piccola, ripeto, per tre persone è proprio minuscola. L'hotel è questo qui, Royal Cambridge, ma ve lo sconsiglio proprio perché no, non mi è piaciuto, non avevo alte aspettative, ma queste l'hanno proprio abbassate del tutto. La zona però è carina, cioè Paddington è molto carina. Poi in questa via ci sono solo hotel, penso siano più o meno tutti così, quando non prendete hotel di catene conosciute, che ce ne sono comunque tanti, e a volte può capitare che vi trovate un po' così. E va bene insomma, è andata, non mi lamento, anche perché sapete che Londra è una delle mie città preferite. No, non so dirvi, piccolina ma enorme, perché fondamentalmente è enorme, però vi sentite proprio, non lo so, piccolini, riuscite a girarla bene, quindi sì, se non ci siete mai stati, vabbè ragazzi, dovete venirci. Detto ciò, io vi saluto, spero questo vlog vi sia piaciuto, mi spiace non aver girato tutti i giorni, ma mettetevi nei miei panni, è molto 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 impegnativo stare dietro a cerca le metro, cerca dove andare, fare anche il vlog. Io sono l'unica che parla inglese, infatti è per questo che sono preoccupata, perché loro stanno in giro, riescono magari a volte a far capire, però alle brutte c'è il traduttore sul telefono, insomma. Vediamo se riusciamo a chiudere questo vlog, ma ho così tante cose da dirvi, ma forse ve le aggiungerò quando giro il video haul. Quindi bacione enorme, metto a posto tutto quanto e noi ci vediamo quando tornerò a Roma, anche perché preparatevi che il mese di dicembre è un mese un po' speciale perché iniziano i vlogmas. Quest'anno ho deciso di provare questa nuova cosa, di fare i vlogmas every single day, perché negli anni
anni passati li ho fatti i vlogmas effettivamente, ma magari erano giorni alternati, non proprio sempre, anche perché mi conoscete, lo sapete, ve lo ripeto, bla bla bla, io non sono una di che ha la movida e fa cose particolari tutti i giorni, ho sempre paura di annoiarvi, però a voi piacciono anche quando sto semplicemente a casa a fare le mie cose. Qui ho detto, bah, why not, possiamo provarci. Quindi dal 1° dicembre si inizia con i vlog, penso questo sarà l'ultimo appunto prima dei vlogmas, quindi ve lo dico. Buonanotte o buongiorno, dipende quando starete guardando questo video. Ciao!